Andiamo, vai. Ah, poi bello. Oh. Sentiamo Giovanni, ascoltiamo Giovanni che ha seguito fin dall'inizio i lavori, dando l'input e poi proseguendoli nel corso del, ovviamente, del primo mandato, e oggi arriviamo a conclusione con l'inaugurazione della, chiamiamola così, restaurazione e riqualificazione del portale. Grazie, grazie a tutti. Si sente. Io penso che si senta pure così. Grazie per l'invito. Allora, oggi inauguriamo il portale, anche se un cavo della Telecom per la quale abbiamo chiesto di spostarlo, di interrarlo, c'è stata una previsione, una canalizzazione dedicata proprio per quel cavo, ancora non viene fatto, nonostante che da marzo, vero architetto, abbiamo chiesto questa cosa. Adesso interverremo pure sulla Telecom per poterlo rimuovere. Un portale che prima era, diciamo, sotto gli occhi di tutti, con un'impaccatura che ci ricordava un po' le problematiche del sisma del 2016-2017, un cimitero che al suo interno aveva più aree inagibili che aree agibili. Oggi, nel giro di pochissimi anni, siamo riusciti a restituire alla città la fruibilità di ogni spazio del cimitero, rimuovendo anche questa impaccatura. Con l'ingegner Giosuè mi disse che sarebbe un sogno poter togliere l'impaccatura sul portale principale del cimitero, sulla porta d'ingresso del cimitero, ed è stata una cosa che siamo riusciti a fare nel giro di brevissimo tempo. Era una promessa che abbiamo fatto durante la campagna elettorale, oggi siamo qui a testimoniare l'ultimazione dei lavori, e non solo l'ultimazione dei lavori. Vi inviterei a vedere il portale la notte, perché c'è un'illuminazione stupenda che rende merito al cimitero di Castecchio, al cimitero monumentale della nostra città. È stato un lavoro importante, 200.000 euro spesi benissimo, una ditta che ha lavorato, a cui faccio i complimenti, perché non abbiamo mai avuto un momento di, neanche di confronto, ci siamo subito intesi in tutti i sensi, un progettista altrettanto bravo, la Teramo Ambiente che ci supporta e che ci sostiene, l'ingegner Giosuè è stato come al solito un abilissimo rappresentante della Teramo Ambiente che ci ha supportato in ogni cosa. Oggi restituiamo alla città questo monumento, questo ingresso così bello, e siamo contenti che quello che è stato fatto rappresenti l'inizio di un percorso. Abbiamo 2.350.000 euro già stanziati per sistemare la restante parte del cimitero. In questi giorni abbiamo avuto un'interlocuzione per poter avere ulteriori 2 milioni e mezzo, quindi avremo complessivamente 5 milioni di euro per il cimitero di Teramo, che serviranno a restituire alla città un cimitero sistemato in ogni parte, proprio per restituirlo nel vero senso della parola a tutti i cittadini, senza che ci siano problematiche di infiltrazioni d'acqua, staticità, impianti elettrici che oggi non sono tutti perfettamente, diciamo, in linea con quelle che le norme prevedono. Restituiremo alla città un cimitero veramente degno di quello che deve essere. Sicuramente anche la messa a norma del cimitero rappresenterà, anche per coloro, per la Teramo Ambiente, per Sergio Saccomandi, il presidente della Teramo Ambiente, un miglioramento qualitativo anche nella gestione del cimitero, perché la funzionalità, la correttezza, diciamo, tutti gli impianti a norma servono a far gestire meglio tutta l'attività lavorativa che c'è dietro. Ecco, io sono veramente soddisfatto di questo lavoro, perché credo che abbiamo restituito un po' di merito a quello che era il cimitero. Fino a poco tempo fa, quando si entrava qui, era una pagina pietosa, era una pagina veramente complicata della nostra vita. Vedere quell'impaccatura rappresentava veramente un taglio con quelli che sono, che rappresenta un po' la vita di tutti i cittadini. Venire al cimitero significava veramente non solo essere tristi perché ci vengono a salutare i nostri parenti, i nostri amici, ma nello stesso tempo era veramente un tornare a vivere una situazione di difficoltà che abbiamo vissuto per tanti anni. Oggi possiamo dire è una pagina diversa.